Pullman precipita e prende fuoco. Il bilancio è tragico. Mestre, una serata ordinaria si trasforma in tragedia. Alle 20 circa, un pullman traboccante di persone ha fatto un volo di circa 10 metri da un tratto sopraelevato di via dell'elettricità, precipitando sul tratto ferroviario adiacente. L'incidente è avvenuto vicino al cavalcavia Vempa, su un ponte della bretella stradale che da Mestre conduce verso Marghera e l'autostrada A4. Il pullman, gestito dalla società di trasporti Martini, era diretto verso il campeggio Lughi di Marghera, noto per offrire servizi di navetta per Venezia, e distante soli 3 km dal luogo dell'incidente. A bordo, una marea di turisti stranieri, molti dei quali ora contati tra le vittime di questo terribile evento. Per cause ancora da accertare, il pullman, dopo aver sfondato il parapetto, ha terminato la sua corsa tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, prendendo fuoco all'impatto. Non si notano tracce di frenata sul luogo dell'incidente. Marco Agostini, comandante della Polizia Municipale di Venezia, non esclude l'ipotesi di un malore dell'autista, ma sottolinea che sono in corso ulteriori verifiche. Le squadre di soccorso stanno operando incessantemente sul posto, compresi i vigili del fuoco e più di 50 ambulanze. I feriti, tra cui una bambina di 10 anni in gravissime condizioni, sono stati trasportati nei vari ospedali della zona. Anche la linea ferroviaria tra Mestre e Venezia è stata temporaneamente sospesa. La prefettura di Venezia ha immediatamente inviato un allarme a tutte le autorità consolari, visto l'alto numero di turisti stranieri coinvolto. Sul posto, anche il console a Venezia della Bulgaria, lì per raccogliere informazioni per conto suo e degli omologhi di altre nazioni. Il campeggio VU è attualmente chiuso e non sono state rilasciate dichiarazioni dagli addetti. All'ingresso, una folla di persone, presumibilmente preoccupate per i propri cari, cercano disperatamente informazioni. Le operazioni di recupero e identificazione delle vittime sono ancora in corso e l'intera comunità è sospesa in un'attesa carica di ansia e cordoglio. Il futuro offrirà, si spera, risposte alle domande che ora affliggono le menti di tutti: come e perché è potuto accadere un tale disastro? Nel frattempo, la città di Mestre piange le sue vittime e si stringe attorno alle loro famiglie, in un abbraccio colmo di tristezza e solidarietà. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.